Io non ho più una storia, non ho più memoria, solo i lampi improvvisi accecanti della mia immaginazione che si stagliano di fronte a me, mi fanno compagnia, mi hanno lasciato in questa stanza, non ricordo più quando. La smettesse di parlare, dice sempre le solite cose. Sto male. Ma ne sto più a sopportare. Non si può andare avanti così. E se poi di notte, mentre io sto dormendo, mi impugna un coltello e diventa furiosa? No, domani lo portiamo dal dottore e lo facciamo vedere anche dal parroco, che se ne sentono di tutti i colori non si sa fare. Cercate di capire, non è facile spiegare, non è come avere una ferita. Tutti possono vedere una ferita e compatirti, ma in questo caso non si vede niente, è come essere ipovedente. Lui cammina come te, parla come te, ma non vede come te, e appena cerca di spiegarlo a qualcuno subito nasce il dubbio. Non è credibile che è afflitto da un male che non si vede, e poi i sani non vogliono avere a che fare con le persone che hanno un difetto, accettano solo immagini perfette. Guardate, guardate la fine che hanno fatto fare agli anziani, loro non lo diventeranno, esistono le creme anti-invecchiamento, e poi c'è sempre il vizio di avere i soldi necessari. Mi dicevano che dovevo farcela da solo, che erano tutte sciocchezze. Tira fuori le palle! Un uomo e un uomo! Siamo tutti diversi, tutti diversi. Quello che funziona per uno non produce effetti su un altro. È solo partendo da questo principio che potrete non considerare ciò che non corrisponde ai vostri modelli come aberrante. Aberrante come mi giudicavano i miei parenti. Basta con questa avanza sociale imparassita! Non serve a nulla. Bisognerebbe riaprire le camere a gas. Dai tempo al tempo, prima o poi ci arriveremo. Del resto non possiamo continuare con una spesa sanitaria così cospicua. Sono i pensieri che mi soffocano. Non riesco a controllarmi, si intrecciano. Sta arrivando, sta arrivando. La realtà che mi circonda non ha più lo stesso significato che le davo prima ieri. Ma cos'è la realtà? Il suo senso è un accordo antico tra esseri umani. Lottiamo tutta la vita perché questo senso rimanga lo stesso per noi e per i nostri figli. Cerchiamo di inchiodarlo al suolo. Non siamo capaci di vivere senza punti fissi. Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando. È proprio questo senso che oramai mi sfugge. Ognuno di voi per me non ha più senso. Vi vedo impegnati in una corsa che non prevede arrivi. Vi affannate per questioni inutili. Eccola, 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 eccola. È la terza volta oggi. Ma gli è dato un goccio? Dai, non fai più così, non rompere. Mi sento in colpa perché sto male. Sono stanco, tanto stanco. Non riesco ad alzarmi. Lasciatemi qui a dormire. Non ha volontà, non ha nervo, che si alzi e vada a lavorare, come facciamo? Che dolore, mamma, dove sei? Ma dove, amare? Domani lo portiamo dallo psichiatra. Che lo tolgano di qui, che io non riesco più a chiudere occhio. Sarà bene là dentro. Là dentro dove? E dove lo metteranno? Del resto si proprio ha giochi progressivi e d'altronde non siamo mica matti come lui. Ho sempre voluto bene, ho lavorato tanto, forse è colpa del lavoro.